From Brazil, Vinicius Figueira. And in front of him, wearing blue, heading from France, number one of the Premier standing, number two of the world ranking, also number two of the Olympic standing, gold medal in Paris, gold medal here in 2019. He's the champion of the world and the last year grand winner, Steven Da Costa! E proseguiamo, andiamo avanti sempre con le finalissime di questa Premier League di Dubai. Siamo passati alla meno 67 kg maschile. Qui c'è una bella finale che spero che ci regalerà delle grandi gioie per noi appassionati di kumite. Parte subito forte, mamma mia, vabbè, che mostro è, ragazzi, io non so più come fare, non ho tempo neanche di presentarlo che già praticamente va a segno e si porta sul 3-0 Steven Da Costa, parlo proprio di lui, il francese che con questo Uramavashi sinistro si porta in vantaggio, è praticamente il numero uno della 67 kg, è l'uomo da battere, lo possiamo dire, sia di questa categoria, forse probabilmente sarà anche l'uomo da battere a Tokyo 2020, visto che la 60-67 saranno accorpate insieme. Diciamo che non è facile riuscire a superare questo giovanissimo francese che sa fare tutto, guardate qui, sa fare veramente di tutto, poi con le gambe velocissimo, con le braccia anche se sta perdendo poi si riprende subito e tira altro, è veramente completissimo. Intanto siamo già a 6-0 così e mancano, sono passati praticamente 35 secondi, insomma ha tanto da insegnare a chi aspetta e fa passare i 3 minuti così, in realtà quasi sarebbe arrivato pure questo Avasci, lo vuole chiudere così, probabilmente ha fretta di partire, non lo so, di tornare a casa. E considerate una cosa, per chi ci sta seguendo da casa, che l'avversario non è che è uno scarso, cioè l'avversario è Vinicius Figueira, il numero uno brasiliano, che è fortissimo, cioè anche lui è un giovane veramente che ci ha abituati a grandi prestazioni a livello internazionale, a livello mondiale, quindi insomma è una finale che sulla carta tra grandissimi campioni di questa categoria, però vedete Steven Da Costa quando è in forma fa sembrare tutti delle pippe, insomma questo è il discorso. Quando Steven Da Costa è in forma non ce n'è per nessuno e fa il suo gioco, arriva, fa quello che gli pare, un po' come se fosse allenamento, poi va a casa. Però manca 1:34, comunque devo dirlo, può succedere di tutto. 6-0 intanto ancora per Steven Da Costa. Provato ad agganciare per andare a proiettare, Steven non è andata. E dice dal tatami, prende il richiamo, la sanzione. Un minuto e un secondo al termine. Ha calmato un po' il ritmo Steven Da Costa, ma secondo me è semplicemente che sta aspettando il momento giusto. Conoscendolo la vuole chiudere e basta in anticipo. Insomma, la cosa bella di Steven Da Costa è questa, che non solo vuole vincere, vuole stravincere. Cioè gli piace proprio essere, dimostrare forse prima ancora a se stesso che agli altri che è il più forte. E quindi non troveremo mai un incontro di Steven Da Costa dove anche se con questo vantaggio comunque si mette lì a non fare più nulla, a gestire. Anche in questo momento se lo vedete fermo è perché
sta aspettando il momento giusto per infilarci un altro calcio come stava provando, ecco, giusto per finire in bellezza. Guardate qui si è girato anche questo. Stanno lasciando correre molto, c'è da dire, in questa tappa di Dubai, questo interloquire tra arbitri e scusatemi, tra atleti e coach. Perché anche in questo caso si è girato Steven Da Costa, ha fatto cenno di no, come per dire, insomma, non alzare per la video review, per quel Mavasci, probabilmente si raccorda, come per dire, non sprechiamola, ecco. Totalmente si sente sicuro e forte che dice mi interessa non alzarla. Comunque ricordiamo che il regolamento prevede che appunto gli atleti non possano, insomma, indicare cose di questo tipo, parlare con i propri coach. Si vede proprio come sta combattendo, che sta solamente aspettando il momento per infilare un altro calcio. Questo in velocità, mamma mia, io l'avrei dato. Infatti vedete, video review richiesta per questo Mavasci, perché ragazzi io in velocità l'ho visto arrivare in faccia. Speriamo insomma che la video review mi dia ragione. Ecco qui, vedete, avete visto questo gesto dell'arbitro centrale con il dito davanti alla bocca, come a dire silenzio, perché appunto ha parlato ancora una volta con il coach, quindi lo ha ammonito, non si può fare. Una volta è scappato, la seconda l'ha beccato. In questo caso video review non l'abbiamo potuta vedere, non ce l'hanno fatta vedere nemmeno a noi, però la decisione è stata negativa. Non è riuscito a concluderlo prima del tempo, ma 6-0 netto per Steven Da Costa, che va quindi a vincere anche questa tappa di Dubai. Mi dispiace tra l'altro per Vinicius Figueira una finale di questo tipo, perché davvero sembrava insomma di un altro livello in confronto insomma a Steven Da Costa. Ha fatto veramente poco o niente in questa finale, forse è stato il primo addirittura a non crederci più dopo il punteggio messo in 10.000 secondi. Guardate qui di nuovo, solita classica esultanza di Steven Da Costa, che quindi va a prendersi anche il secondo oro del 2020 dopo Parigi, anche Dubai. Che mostro questo francese, ragazzi.